Poltronissimo on the road questa sera è al Teatro Erba. Tra pochissimo assisteremo a un bellissimo spettacolo firmato e diretto da Angelo Longoni. Allora, mettiamo il caso che andiamo a fare la spesa, a comprare il pane, e ci troviamo però ostaggi di un rapinatore. E poi ne parliamo con una parte del cast, noi siamo felicissimi di avere qui a Poltronissima Yonish Bashir, Pietro Genuardi e il grandissimo Gabriele Pignotta. Bentrovati! Sì, buonasera! Bentrovati ai vostri ormai fedelissimi. Ma quanto gli hai dato? Io li incontro. Ma quanto gli hai dato per farti dire grandissimo? Gli ho dato in termini artistici, sì, vabbè, perché... Produco, quest'anno, quest'anno è stato un anno per me abbastanza denso di prodotti ed eccoci qua un'altra volta, ci eravamo lasciati con la Cuccarini e ci troviamo con Bashir. Uguale, uguale, che però guarda come fanno vola, proprio è del Parisi. Allora, non sembrerebbe, perché io ho la faccia buona, però diciamo il rapinatore, il sequestratore sono io. Invece loro hanno la faccia anche potenzialmente alla fisicità più cattiva, subiscono subiamo, perché è una pistola grossa così. Esatto. Cioè, esatto. Dobbiamo subire per forza. Io sono il panettiere. Esatto, lui il panettiere. Panettiere milanese che ce l'ha su quei negri. Esatto, quindi... Io sono il siriano, diciamo, esatto. Quello che insomma è l'extracomunitario, insomma adesso... Ma di moda si parla di migranti in televisione, quindi ci voleva il soggetto migrante qua, eccomi qua. E quindi io subisco tutte le cose cattive che dicono questa banda di infami. Allora, diciamo che è una commedia molto coinvolgente, si svolge tutta ad un fiato, perché è un atto unico, un tempo reale, e si muove su due livelli. Il primo livello è quello del divertimento, perché pur nella drammaticità della situazione, l'ironia della penna di Angelo sa, come dire, allentare quella che invece è la riflessione che consegue poi al secondo livello, che è quello invece della denuncia, perché tutto parte da uno dei tanti casi reali di imprenditori che, schiacciati, sobbissati dalle cartelle esattoriali, finiscono per compiere una pazzia. E la pazzia che compie il mio personaggio è proprio quella di entrare in una panetteria e tenere in ostaggio quello che trova. La pazzia è rapinare una banca. Esatto. Dopodiché, per conseguenza, essendo braccato dalla polizia, ti chiudi all'interno del mio negozio. Esatto. E un po' come la tradizione di alcuni film che tutti abbiamo amato, tipo film che viene anche citato, che è Quel pomeriggio di un giorno da cani con il grande Al Pacino, che infatti mi ha fatto subito i complimenti perché la mia interpretazione un po' in qualche modo riprende la sua. No, no, ma è vero, bisogna dirlo, insomma, giusto? Esatto. Infatti volevo aggiungere che in effetti la sua recitazione è proprio da Un pomeriggio di un giorno da cani. Esatto, quindi, però vorrei dire, scusami, sì, che le musiche sono tue. Ah, è vero, ecco, questa è una grande idea. Le musiche sono belle, ma l'ho fatte io, poi l'ho fatte. Perché? Le musiche sono di Yonish, perché la Comunità Europea dava la produzione dei fondi se le musiche venivano composte da un migrante. Vabbè, non era un problema anche con te col disabile. Esatto, ci sono le categorie protette, ovviamente scherziamo, questa comicità graffiante. Finisco di descrivere lo spettacolo. Tutto lo spettacolo è praticamente il momento in cui il sequestratore tiene sotto ostaggio questi avventori che si trovavano nel negozio e dialoga con il come si chiama il mediatore, il mediatore, c'è il termine nella polizia, il negoziatore della polizia, e piano piano insomma cerca di trovare una soluzione. Non vi diciamo altro, se non venite al Teatro Erba, siamo qua fino a domenica, quindi sono solo 4 repliche. E quindi venitevi a godere una commedia che a Roma ha avuto molto successo. E siccome il pubblico romano non è proprio dei più magnanimi, qua sarà un successone. Sì, io devo dire che ho un sacco di amici a Torino e mi auguro che questo servizio... che è arrivata la diva. Mi auguro che questo servizio vada in onda dopo, alla fine delle nostre repliche, perché... No, no, veramente. È con noi, ladies and gentlemen, Michele Andreozzi direttamente... Giustamente arrivo per ultima perché Dulcis in fondo... Che bello averla qui. Che volete da me? Allora, intanto il tuo ruolo, so che è una donna un po', diciamo, facile. No, 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 no. Allora, è una escort, che non è detto che siano donne facili,
Perché la mia è una, diciamo, una donna che fa il mestiere più antico del mondo, ma 2.0. Quindi oggi come oggi, secondo me, possono anche un po' scegliere dove andare, cosa fare. È ancora in piena attività, e che però, insomma, anche un, nonostante la menopausa, come direbbe Pietro Genuardi, la sua, dico, di menopausa, naturalmente. Ecco. Esatto. No, no, la tua è meno, la tua. E naturalmente c'è uno straordinario clima su questo set. E vorrei dire che manca Silvana Bosi, l'abbiamo detto, straordinaria, super, che si sta preparando perché fa, devo dire, uno dei pezzi migliori di tutto lo spettacolo, straordinario. E no, noi ci vogliamo tanto bene, ma ci divertiamo un sacco perché questo spettacolo è un action praticamente. È tutto d'un fiato e poi ogni personaggio nasconde dietro una storia, anche la mia è anche tenera, quindi è bello che c'è un doppio di ciascuno, ma soprattutto si ride molto. Perché c'è no, Gabriele, no, ma cioè, prendi il po'. No, ragazzi, però una cosa, è vero che è una storia dove c'è una grande umanità poi verso il rapinatore, perché un po' c'è questa cosa, vero Michele? Guarda, se una banda è un rapinatore sfigato che sequestra quattro più sfigati di lui, e quindi è una gara a chi è peggio in qualche maniera, no? Si comprende tra un po' emarginati, perché c'è appunto questo panettiere che fa un sacco di fatica comunque a mandare avanti la baracca, che ha un passato di, no, come dire, per mettere su un negozio non è facile, un extracomunitario che ha un problema proprio di, come dire, vivibilità sul territorio, questa donna anziana che fa fatica a sbarcare il lunario, questa che non ha, c'è una ancora una leggermente più anziana, mia sorella maggiore Silvana Bosi, e poi ci sono io che naturalmente faccio un mestiere che non è legale, per quanto, no, è diffuso, ma non è ancora, ma insomma più o meno, per cui diciamo che riescono nelle loro umanità a riconoscere l'umanità di quest'uomo disperato, che forse è il più per bene di tutti poi alla fine, perché ha fatto, come dice il mio personaggio, a un certo punto gli dice: hai fatto una cazzata, questa è la prima della vita tua. Quindi questa è la prima e unica che ha fatto in vita sua, un po' un pomeriggio d'un giorno da cani, no? Un giorno di ordinaria follia. A questo punto arriva il personaggio folle, la vera star. Un applauso, signori, con noi Silvana Bosi, prego, eccola qui, la più forte, la più bella, già cambiata professionista, la numero uno, eccola qua. Vieni, ecco qua. Silvana Bosi, ecco qua la nostra esperienza, il nostro top, la nostra top. Top. Toppa. Allora, il mio ruolo, sono una vecchia cliente, vecchia di anni e di tempo cliente, che si trova coinvolta in questa situazione. Lei è impaurita, terrorizzata addirittura, però supera la paura in un modo molto umano. Nel senso che lei capisce anche le debolezze di tutti gli altri, comprese quelle del delinquente, diciamo, che delinquente non è, poveretto, è una povera vittima, comunque in quel momento sembra essere un delinquente. Ma la vecchia supera questo e capisce che tutti hanno le loro ragioni. Il maestro Bosi, il maestro Bosi. Siamo tutti suoi discepoli. Posso dire che noi facciamo tutti affidamento su Silvana, che è l'unica che sa perfettamente tutto il copione a memoria, anche le nostre parti. No, per carità. Vero, vero. È verità. Alla faccia. Io volevo chiedervi una cosa, perché le commedie di Angelo Longoni sono sempre incentrate sulla famiglia. Questa è un po' diversa dal solito, perché effettivamente si tratta anche di fatti di cronaca abbastanza di attualità. Ecco, per voi quanto è stato difficile comunque affrontare questi personaggi, che comunque sì, sono credo vicini anche un po' alla vostra realtà e tutto quanto, ma quanto avete messo di vostro per renderli più credibile possibile? Io farei proprio un giro di microfoni con tutti. Ma diciamo che il mio personaggio non è proprio vicinissimo alla mia realtà, però insomma ci provo. Diciamo che ovviamente è molto lontano, insomma, uno che è arrivato col barcone è abbastanza lontano, quindi insomma è stato abbastanza
faticoso, sì, le fisiche di ruolo sono, però sono anni che faccio questo e quindi insomma non è stato un problema, perché appunto sono anni che lavoro su questo personaggio e quindi questo personaggio io me lo porto appresso da anni, quindi diciamo che alla fine è stato tra virgolette abbastanza facile. Poi anche c'è stato un risvolto divertente e saggio che ha questo personaggio qua e che mi diverte molto e diverte anche il pubblico. Cioè che per me non è stato difficile, in sostanza sono io stessa in una situazione del genere, come mi comporterò, così. Esatto. A parte che tu sei una roccia e invece il tuo personaggio si sente male a un certo punto. Ma tengo a rassicurare che si tratta di una commedia, nel senso che fa molto ridere. Cioè c'è lui che ne spara una dietro l'altra di proverbi africani, lei che comunque entra a gamba tesa. Come sono entrata nel mio personaggio? Io faccio la escort, lo sanno tutti? La domanda. Esatto, mi hanno rubato la battuta qui dietro. Che Dio, tutti gli attori si prostituiscono in qualche maniera, barattano se stessi in cambio della fama e quindi, no vabbè, è una come me che di necessità ha fatto virtù e che quindi ha la mia, sicuramente ha la mia romanità e la mia veracità, perché non la manda a dire, è un personaggio molto coraggioso, è l'unica che tiene veramente testa a questo delinquente che scopre che in realtà delinquente non è. Io mi sono divertito forse più di quanto immaginassi, pur nella fatica, perché solo la pistola che pesa 1,5 kg io la devo tenere tutto il tempo così, è stato come potete vedere la fascia, il vomito del sequestratore, non più del tennista. E devo dire che intanto il piacere di essere diretti, cosa che nel mio percorso artistico sentivo l'esigenza dopo un po' che facevo io invece dall'altra parte, è stata una bellissima riscoperta del Gabriele attore e, ma cioè, si sta autocitando, ma ringrazio appunto Angelo perché mi fa fare il cattivo che insomma nessuno avrebbe mai visto in questa faccia, uno cattivo che in realtà però si squaglia poi come una candela, quindi per me è stato una bella allargare i confini del comfort in cui di solito mi muovevo. Vabbè, niente, tutto questo è mio, questo è il mio regno e lui viene a usurpare quello che è il mio lavoro, quella che è la mia volontà di avere una vita tranquilla, normale, di quelle assolutamente prive di up and down, esattamente lineare e monotona. La vita di un lavoratore serio, lui viene a distruggere tutto quello che è il mio ambiente. Sì, sì, esatto. Sì. Ho finito, basta. Beh, che dire, insomma, una presentazione incredibile, quindi dovete venire a vedere Ostaggi, Luca, vero? Noi siamo già qui fino al 18 di febbraio al Teatro Erba. Io ancora una cosa... No, tutte le sere no, perché purtroppo abbiamo anche altri spettacoli, però stasera sì. Stasera... Voi vi se... L'erba è vicino. Voi però vi sentite... No, vabbè. Ma voi vi sentite ostaggi di qualcosa, di qualcuno? Ecco, sì, di un sacco di cose, guarda. Però mi sto liberando di un sacco di roba. Non posso fare la lista perché sennò saremo fino a domani. Ma di tante cose siamo ostaggi. Dallo Stato, per esempio. Ecco. Come in questo caso, insomma. Sì, beh, ostaggi siamo tutti ostaggi, in un certo senso. Ostaggi siamo, dipendiamo da tante cose, da tante persone, anche se facciamo finta di essere liberi alla vita, sempre molto limitata. Dipendiamo e siamo ostaggi del giudizio tantissimo, per forza, col nostro lavoro, perché il nostro lavoro per andare avanti deve piacere per forza. Perché se non piace noi non possiamo crescere, non possiamo proseguire a fare altre cose, quindi dipendiamo dalla benevolenza degli altri e quindi in questo senso siamo tutti un po' delle prostitute, no? Perché siamo pronti a dare il meglio di noi in ogni circostanza, però anche il bello, perché ti costringe in qualche maniera a offrire un fianco bello di te e quindi quando non lo trovi lo vai a cercare e fa bene anche a te che lo cerchi. Facendo delle domande molto impegnative, quindi ti ringraziamo che prima della prima ci porti in profondità, sarà una grande replica. Io credo che l'ostaggio, diciamo,
l'essere ostaggi più fastidioso che di cui ci dobbiamo liberare in fondo è essere ostaggi di noi stessi. Dal momento che ci liberiamo di questa cosa, penso che tutto il resto può essere reso più sopportabile. E la lascio così, la lascio così. Guarda come vola. Sì. E noi tu? Io mi sento ostaggio del panettiere che mi costringe ad impastare tutta la notte. Bravo. Ma invece questo panettiere di che cosa si sente ostaggio? Assolutamente di niente e di tutto, perché questa è una situazione per la quale, voglio dire, inevitabilmente devi sentire ostaggio dello Stato, di tutto quello che succede intorno a noi e nella nostra professione, di tutte le cose che hanno detto Michela e Gabriele. Un'altra cosa di cui uno che fa questo mestiere è ostaggio è la necessità di fare questo lavoro, che è purtroppo assolutamente imprescindibile. Ti offrono alternative diverse che ti permetterebbero di stare molto più tranquillo nella tua vita, e tu insisti e persisti a fare fatica, a fare sacrifici, sì, a prendere grandi ceffoni in faccia. Eppure questa è la nostra professione. Bravo, ecco, dici Silvana, dici. Non è più che ostaggio, è proprio un imperativo categorico che ciascuno di noi ha per fare questo mestiere, altrimenti non lo si farebbe. È vero. Se avete un bambino vicino in questo momento, ditegli che esistono tanti altri mestieri, insomma, anche perché adesso la necessità di diventare famosi, c'è il notaio, il chimico, il pompiere, riscopriamo i nuovi mestieri. L'idraulico si diverte tantissimo, guarda, lo dico io da escort, ma l'idraulico si diverte un sacco, proprio veramente, più di me. Ragazzi. Grazie. Grazie di cuore a tutti, ostaggi, veramente una garanzia.